Amici di Forno Canavese, buon pomeriggio, benvenuti a Forno, riprendiamo con i Games dopo la stupenda serata di ieri che nonostante la pioggerella comunque ci ha regalato una serata magnifica, quindi ricominciamo, oggi sarà un lungo pomeriggio e soprattutto, speriamo nel bel tempo, una stupenda serata musicale. Allora, si ricomincia, pronti? Cominciamo con il tiro alla fune uomini. Primo incontro eliminatorio fra Valperga e Pertusio, quindi queste due compagini sono pregate di presentarsi sul terreno di gioco. Un'avvertenza, sul terreno di gioco ovviamente oltre alle squadre partecipanti sono ammesse soltanto le squadre che stanno per prepararsi, quindi tutto ok, possiamo partire? E a questo proposito, quindi ripetiamo, tiro alla fune uomini con Valperga e Pertusio e intanto si preparino anche le donne per il primo incontro eliminatorio con Torre e Canischio. E come ieri sera, amici, ad accompagnarmi in questa avventura per raccontarvi ciò che succede sul campo, Federica e Andrea, buongiorno ragazzi, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Allora, vi racconteremo, cercheremo di farlo, ciò che avviene quest'oggi, una giornata che sarà particolarmente dedicata al tiro alla fune, ma soprattutto alla staffetta delle borgate. Ma attenzione perché alle 16, come vi abbiamo annunciato ieri sera, sarà il momento dei bimbi, quindi con l'associazione Andirivieni e poi i bimbi per i giochi che abbiamo preparato per loro per coinvolgere nei Games 2024 anche i più piccoli. Quindi ripetiamo, tiro alla fune, uomini, primo incontro eliminatorio che vedrà di fronte Valperga e Pertusio. Allora, intanto direi di prepararsi anche al tiro alla fune donne. Primo incontro, Torre e Canischio. Uno per volta, no, donne e uomini. Sì, però le prepariamo già anche in maniera che non perdiamo tempo, perché siamo più giusti di là di tempo. Allora, ogni squadra quanto delle squadre? 400 gli uomini e 300 le donne. Molto particolare il regolamento del tiro alla fune, questo lo diciamo a beneficio dei nostri amici che ci stanno seguendo a bordo campo. Le squadre sono state pesate e per quanto riguarda la categoria uomini non si può superare i 400 kg, mentre per le donne il peso forma si abbassa a 300 kg. Sono state pesate dalle 13.30 in avanti e adesso sono pronti sia gli uomini che le donne ad iniziare questo lungo pomeriggio dei Games Alto Canavese e ancora buon divertimento a tutti! Dai,
Canischia. Devo richiamare le... Ricordiamo che la squadra di Torre femminile giocherà il jolly. Fai da legante, uno di là, uno di qua, così almeno loro anche loro hanno bisogno del microfono. Ah, ok, fanno due. Esatto, quindi siamo insieme. Cioè, ah, quanto. Io li faccio parte. Tutto pronto quindi fra Valperga e Pertusio, primo incontro eliminatorio di Tiro alla Fune. Allora, tutto è pronto, Valperga e Pertusio per il primo incontro eliminatorio di Tiro alla Fune, in bocca al lupo ragazzi! Siamo pronti? 3, 2, 1... Una prima fase assolutamente equilibrata. Leggermente in vantaggio Valperga. Eccoci qua, Valperga! E Valperga ad aggiudicarsi il primo incontro eliminatorio del Tiro alla Fune uomini. Qualche istante vedremo il primo incontro eliminatorio, questa volta riservato alle donne, con Torre e Canischio. Allora, intanto vediamo prepararsi le donne. Torre contro Canischio, ricordiamo che Torre gioca il jolly. Intanto per il secondo incontro eliminatorio si preparino, sempre uomini ovviamente, si preparino Frassinetto e Torre. Ok, abbiamo le squadre che hanno preso posizione, quindi 3, 2, 1... E vince Torre! Ragazze di Torre, venite un secondo. È stato del Tiro alla Fune molto veloce, con ragazze, un tifo infernale. Venite qui. Tutte. Allora,
come state? Dopo questa vittoria direi quasi schiacciante. Bene, benissimo. Siete contente? Contentissimo. Quanta preparazione c'è dietro? Lo dice lui, aspetta, aspetta, c'è il coach. Allora, tecnicamente sono brave, hanno un po' cazzeggiato, però dai, ci sta. Dai, che sono state bravissime! Grazie ragazze. Intanto qui tutto è pronto per il secondo incontro eliminatorio. Uomini, che vede Frassinetto e Torre sfidarsi. Le ultime raccomandazioni dei nostri arbitri. Ah, ecco, regolamento. Valperghe e Pertusio, questa è la sfida di ritorno, la seconda sfida. Tutto è pronto? Siamo pronti ragazzi? 3, 2, 1... E Valperga si aggiudica anche la seconda sfida. Complimenti ragazzi, allora, 2 su 2, ottimo risultato, è vero ragazzi? Ottimo. E c'è anche una donna con loro, eh. Ciao, come ti chiami? Jessica. Allora Jessica, glielo facciamo un applauso amici, eh? Ma voglio sentirlo bene però, eh. Bravi, bravissimi. Ok Massimo, ti rubo la linea, abbiamo il secondo incontro femminile tra Canischio e Torre, le ragazze stanno prendendo posizione. Ok. 3, 2, 1. E ancora una volta vince Torre. Inizi da prepararsi le squadre femminili di Frassinetto e Pertusio. E contemporaneamente anche le squadre maschili di Frassinetto e Torre. Thank you.
Tutto pronto, ragazzi? Ci siamo? 3, 2, 1. Fermi. Avete tirato prima. Ok, ci siamo, ragazzi? 3, 2, 1. Fermi. Mi raccomando, iniziate a tirare solo dopo il fischio. Ci siamo? Ok? 3, 2, 1. La sfida è fra Torre e Frassinetto. Ed è Torre ad aggiudicarsi questa sfida. Prima sfida agli atleti di Torre. Ok, intanto le ragazze possono prepararsi per il secondo incontro eliminatorio che vedrà sfidarsi Frassinetto e Pertusio. Abbiamo intanto la mascotte Frassinetto che plana vicino alle sue ragazze. Allora, Andrea, vai pure. Sì, sì. Abbiamo le squadre che prendono ancora le ultime direttive dai loro capitani. Ma tra poco saremo pronti. Ci siamo. 3, 2, 1. E abbiamo Pertusio che prende un leggero vantaggio. Vantaggio che cresce. Continua a crescere. Pertusio! Tutto pronto? Seconda sfida. Pronti? 3, 2, 1.
e Torre raddoppia, vincendo anche questa sfida. Dobbiamo dire, serve il capitano, eh? Aiuta. Una percentuale di aiuto, sì. Molto bene. Complimenti ragazzi, Torre si aggiudica la doppia sfida con i ragazzi di Frassinetto. Noi ci spostiamo dall'altra parte e do la linea ad Andrea per la sfida femminile. Ok, ultimi preparativi. Ci siamo, 3, 2, 1, no, un attimo, qualcuno ha tirato prima. Una forte griglia e una panza, dietro i gazebo verdi. 3, 2, 1, e Pertusio con un tiro molto coordinato si aggiudica la prima eliminatoria e passa quindi alla fase successiva che si terrà domani. Scusa Andrea, devo dare una comunicazione, ci sono da spostare gentilmente due macchine, una Ford grigia e una Panda dietro ai gazebo verdi, grazie. Intanto per quanto riguarda gli scontri femminili, inizierei a chiamare le squadre di Rivara e Cuceglio. Mentre per quanto riguarda il tiro alla fune uomini per il terzo incontro eliminatorio, Rivara e Fabria. Allora amici, ci siamo, eh? Tutto pronto? 3, 2, 1. Ed è Rivara ad aggiudicarsi questa prima sfida. Complimenti ragazzi. Intanto le ragazze di Rivara e Cuceglio hanno già raggiunto il campo, quindi credo un minuto per prepararsi e poi saremo pronti per la sfida.
Vai pure Andrea, tutto tuo. Grazie. Con il tiro alla fune uomini ci fermiamo un istante, lasciamo che gli atleti riprendano un po' di fiato e poi intanto noi ci gustiamo la sfida femminile. E mentre ci prepariamo, amici, io farei un grande applauso ai ragazzi dell'Associazione Andirivieni che hanno raggiunto Forno Canavese, il campo, e quindi stanno preparando per i loro giochi. Benvenuti ragazzi, benvenuti con noi. Intanto qua siamo pronti, quindi 3, 2, 1... Incontro battagliato. Rivara. È stato un incontro decisamente battagliato e incerto per un bel po' di tempo. Allora Andrea, ti rubo il microfono, vado dall'altra parte perché fra qualche istante sarà nuovamente sfida. Nuovamente di fronte Rivara e Fabria, si stanno preparando. I capi squadra danno le ultime indicazioni e poi sarà nuovamente sfida. Ci siamo ragazzi? Siamo pronti? Posto? Fermi. Ecco, ci siamo. 3, 2, 1. Anche questa una sfida molto equilibrata.
E anche in questo caso la doppietta di Edivara. Complimenti ragazzi, però voglio sentire gli applausi, eh. Fatemi un po' sentire. Bravissimi. Andrea, vai pure. Allora, vedo che le ragazze devono ancora prendere posto, quindi credo ancora due minuti, un attimino. Fabria, come mai questa sconfitta? Diciamo che sono fortissimi. Purtroppo in quattro, cioè noi la tara ce l'avevamo, però mancavano due ruote motrici. Comunque si sono difesi bene, la pelle non l'hanno regalata. È vero, assolutamente, dai, vedremo nelle prossime sfide. Grazie. Brava Fede! Bene, invece per quanto riguarda il tiro alla fune uomini, è la volta di Cuceglio e di Levone. Beh, fino adesso dobbiamo dire, questa è una curiosità, che tutte le sfide hanno visto la doppietta della squadra vincente, perché Valperga ha vinto tutti e due i tiri, così come Torre, come Rivara, e adesso vediamo fra Cuceglio e Levone, che chiamiamo a prepararsi. Stiamo parlando di tiro alla fune femminile, maschile, scusate. Invece per la femminile siamo pronti, quindi ragazze pronte, ragazze dai, ah, sì, ok. Siamo alle prese con una scarpa slacciata. Ok, ci siamo. 3, 2, 1. E ancora una volta Rivara. Siamo pronti ragazzi? Ok? 3, 2, 1. Intanto invito le ragazze di Cuornier e Bairo a portarsi nel campo di gioco. Ed è Levone ad aggiudicarsi questa sfida. Bravi, bravi davvero.
È vero, ma sono bravi, facciami un po' sentire. Ah, perfetto. Massimo, ti rubo la linea, abbiamo le ragazze schierate. Vai pure. Corne, Bairo, 3, 2, 1. Le ragazze di Cornier spinte da un tifo infernale, sentite che roba. Intanto avrei bisogno di un rappresentante per squadra per giocare con i ragazzi dell'Andy Rivieni. Qua in campo, grazie. Abbiamo Bayern in leggero vantaggio qua. Un apparente recupero di Cournier, ma le ragazze di Bayern non mollano. Sono arrivate a un centimetro dalla vittoria. Ancora una volta, quasi un centimetro, ma Cournier non molla. Manca veramente un centimetro a Bayern che vince. Prima sfida vinta da Bairo. Vai Massimo per la maschile. Intanto vediamo i ragazzi delle Landi Rivieni che sono pronti per i loro giochi. Ricordiamo sempre un rappresentante per squadra in campo. Grazie. Bene, grazie Federica. Noi ci apprestiamo a seguire questa seconda sfida. Tutto è ormai pronto. Ci siamo? 3, 2, 1. Anche la seconda sfida va a Levone. E allora, come ha detto prima, un rappresentante per squadra, per piacere, sul campo. Ok, mentre le ragazze prendono posizione sul campo di gioco, ricordo ancora una volta a tutti quelli che non c'entrano niente con il gioco di spostarsi perlomeno oltre le transenne in modo da non intralciare lo svolgimento del gioco. Può stare un solo rappresentante per squadra. E un rappresentante per squadra per favore in campo nella zona dedicata ai ragazzi dell'Andy Rivieni, così iniziamo i giochi anche con loro in contemporanea col tiro alla fune. E intanto si preparino per il tiro alla fune maschile Cournier e Bairo. Sta impazzendo, non sai più cosa dire. Intanto qua le ragazze sono pronte, quindi 3, 2, 1... Abbiamo di nuovo Bayer in leggero vantaggio, ma Cournier tiene duro. Ah,
spiega. Adesso Bairo sta guadagnando un po' di vantaggio, ma ancora una volta Cuornier si riporta il fioco verso il proprio campo. Come prima, manca un centimetro a Bairo per acqui... Bairo! Un incontro molto equilibrato. Allora, un rappresentante per squadra qui al centro del campo. Allora amici dei Games, intanto io voglio dedicare un grande applauso ai ragazzi dell'Andi di Vieni. Ho qui con me Chiara. E abbiamo anche qui i bambini di Forno Canavese. Alle 4 inizieranno anche i giochi. Per tutti i bambini che volessero partecipare potete venire in campo. Bene, allora Chiara, spieghiamo ai nostri amici velocemente cosa faremo con i ragazzi dell'Andi di Vieni, perché è un Games anche per loro. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, il gioco che proponiamo oggi è una staffetta, sostanzialmente, che prevederà 6 squadre, 2 manche, ogni manche da 3 squadre. Si corre fino al cesto delle palline laggiù in fondo, ogni squadra parte in corrispondenza di quelle 3 cassettine blu, rossa e verde. Si corre, si prende una pallina del colore corrispondente alla propria squadra, si arriva sulla linea dove ci sono le scope e da lì in avanti si corre verso la propria cassetta giocando a golf con la scopa, ok? Quindi giocando a golf si arriva alla cassetta e si fa buca. Fatta buca ci sarà il nostro capitano Samuele che vi accompagnerà per un viaggio per i vostri 16 comuni e quindi... si pescherà una tesserina, a quella tesserina corrisponde il colore di uno dei 16 paesi e a quella tesserina corrisponderà una domanda su quel paese. Chi risponde vince un pezzo di puzzle che verrà riportato all'inizio del verrà lasciato, scusate, all'inizio del percorso e si partirà con la manche successiva. Al termine del gioco c'è una sorpresa. Grazie. E io vorrei qui con me, e voglio essere ascoltato per piacere, le mascotte di tutti i paesi partecipanti qui al centro del campo, per favore. Eccolo qua! La mascotte di Canischio, ma stanno arrivando anche le altre. Tutte le mascotte per piacere qui, così intanto facciamo una bella foto con i ragazzi dell'Andi di Vieni e poi sarete voi a seguire direttamente. Ecco, Cuceglio! Cuornier, e gli altri dove sono? Per piacere le mascotte di tutte le squadre qui con me. Mi sembra di vedere arrivare anche Busano, è vero? Massimo, scusa, ti rubo un attimo la linea. Vai. Mi servono le ragazze di Ozegna e Prascorsano del tiro alla fune femminile, quindi presentatevi sul campo di gioco. Ecco, c'è da fare una precisazione perché come vedete stiamo cercando di accelerare il più possibile, ma come per ieri sera stiamo cercando di svolgere tutti i giochi nel pericolo di un acquazzone, così riusciamo a fare tutti i giochi e al limite prenderci poi un pochino più di tempo dopo se non piove, facendo i debiti scongiuri, perché noi vogliamo assolutamente una serata come quella dei Games, come il sabato sera dei Games. Allora, mancano ancora le mascotte dei paesi. Chi non è ancora arrivato, per piacere, ci raggiunga qui al centro del campo. Grazie. Scusa Massimo, volevo ancora ricordare una volta che tra 10 minuti inizieranno i giochi per bambini. Chiunque volesse partecipare è pregato di venire in campo. Grazie. Benissimo. Quindi questo per tutti i bimbi presenti. Se volete venire a giocare con noi alle 16 saremo qui sul campo. Arriva anche la mascotte di Torre e arrivano anche gli altri ad uno ci sono. Qua, 5,
7, 8. Le mascotte per favore dei paesi qui sul, al centro del campo, grazie. Per favore, tutte le mascotte dei paesi partecipanti qui al centro con noi. Allora, Chiara. Ah, ecco, vi state coordinando, benissimo, nessun problema. Allora, ne approfitto di questo momento, ormai mi chiamano l'uomo degli applausi, però guardate quante belle mascotte, ma ce lo facciamo un applauso tutti insieme? Guardate che bello. Questi sono i Games. Andrea, se mi devi interrompere, fai pure. È arrivata anche la mascotte di Levone. Hai caldo? No. Fresco, freschissimo. Ok, intanto sono per partire i ragazzi del tiro alla fune di Cuornier e Bairo. Ultimi aggiustamenti. Anche i bambini si stanno preparando per i giochi. Ci siamo. 3, 2, 1. Ed è un incontro molto equilibrato. Un lungo tiro e molla sulla linea centrale, ma adesso Bairo prende un po' di vantaggio. Ed è di nuovo Bairo che prende vantaggio, vediamo se è la volta decisiva. Bairo! Bene Andrea, mi dicono che qui a Landi Rivieni tutto è pronto. Ho perso nuovamente Chiara, dov'è? È tutto pronto? Allora, non è un problema. Qui siamo qui per giocare, non c'è nessun campione del mondo. Allora Massimo. Chiara, io ti lascio il microfono, ci pensi Massimo. Tu? Eccolo. Ti interrompo solo un attimo che abbiamo la partenza anche del tiro alla fune femminile. Vai. Per Scorsano Zegna. 3, 2, 1. Vai pure. Prescorsano,
Vai Massimo. Sì, sì. Tutto è pronto per l'Andiri Vieni. Federica, tutti tuoi. Tutti miei. I bambini delle elementari sono pronti? Sì, prontissimi, vi aspettiamo. Intanto i ragazzi di Bairo e Cuornier stanno prendendo posto sul campo di gioco per il ritorno del tiro alla fune maschile. Ultimi aggiustamenti, i nostri arbitri controllano tutto. Amici, per motivi di sicurezza vi chiediamo, chi non è coinvolto nei giochi, di uscire dal campo, grazie, altrimenti diventa un problema anche la gestione dei giochi stessi. Ok, siamo pronti con la partenza del tiro alla fune maschile. Allora, solo nel caso dei bimbi più piccolini che devono essere seguiti, le mamme possono stare vicino. I bimbi più grandicelli ritengo che non abbiano bisogno della mamma vicino, quindi se per piacere queste mamme lasciano il terreno di gioco, grazie, così lasciamo più spazio a chi sta organizzando e anche i bimbi si sentono più liberi. E siamo veramente pronti col tiro alla fune maschile. 3, 2, 1. Sono quattro adesso giochi, tra poco. E dalle 4 alle 5 e mezza. E poi c'è un gadget. Intanto ricordo solo una cosa per i bimbi che parteciperanno ai giochi: se dovessero andare in bagno abbiamo bisogno del rappresentante della vostra squadra, ok? E ancora una volta Bairo ha ragione di Cuornier. Intanto una comunicazione di servizio: le vetture parcheggiate nella zona della partenza della staffetta devono essere spostate, grazie. Vi comunico intanto i quattro giochi che si susseguiranno. Allora, il primo è il gioco dell'acqua, dopodiché la staffetta, percorso ostacoli e per finire gioco Tecno Service. Siete pronti? Sì! Ok, intanto siamo pronti con il tiro alla fune femminile Ozegna Prascorsano. 3, 2, 1. Molto rapidamente Prascorsano si aggiudica anche la seconda manche. Intanto i ragazzi di Forno e Busano stanno prendendo posto nel campo maschile. E nel frattempo anche il gioco degli Andiri Vieni ha preso il via. Come vedete gli atleti sono corsi a recuperare la scopa e la pallina, la stanno spingendo verso la buca. È un po' come giocare a golf per questo gioco, il primo gioco dell'Andiri Vieni. Io però un applausetto glielo farei a questi ragazzi che ci sono venuti a trovare anche quest'anno.
Intanto comunicazione di servizio, le ragazze di Busano e Favria per il tiro alla fune femminile. Ne approfittiamo un istante anche per ringraziare le aziende che hanno appoggiato il proprio nome alla manifestazione, la ditta Isaac, la ditta Bersano, la ditta RL Net. Intanto qui ultimi minuti per partecipare ai giochi dei bimbi. Siete pronti? Chi è il più forte qui? Chi è il più forte? Leonardo? Sì! Come mai sei il più forte? Diccelo un po'. Così! E gli altri? Eh sì! Grazie Leonardo! In bocca al lupo per i giochi allora, eh! Intanto partiamo con il tiro alla fune maschile! 3, 2, 1... Un attimo. C'è stata una falsa partenza. Si è smontata anche la scopa. Ok, 3, 2, 1. Prima manche vince Forno. Intanto per il tiro alla fune femminile stanno prendendo posto le ragazze di Busano e Favria. Busano che gioca il jolly. Siamo quasi pronti? Ci siamo? Ci siamo! 3, 2, 1... Ultimi istanti, poi inizieremo con i giochi. Intanto Busano ha vinto la prima manche.
Intanto i ragazzi di Forno e Busano stanno ultimando la preparazione per il tiro alla fune, per il secondo tiro. Dovremmo esserci, ci siamo. Ci siamo. Ok, ci siamo. 3, 2, 1. E anche Forno supera il primo turno eliminatorio. Vediamo le ragazze di Busano impegnate contro quelle di Fabria per la seconda manche, la seconda eliminatoria di tiro alla fune. Sono quasi pronte. Ok. Ma è acceso? A quale santo è dedicata la festa che si tiene tutti gli anni presso Cappella di Metz e la terza domenica di agosto? Scusate, tiro la fune femminile. 3, 2, 1. Vai pure. Allora, la femminile di Busano vince anche la seconda manche di tiro alla fune femminile. Chiamo le squadre di Forno e Levone per il tiro alla fune femminile, mentre per la maschile abbiamo Ozegna e Prascorsano. A voi la linea mentre le squadre si preparano. Scusate, vi rubo un attimo la linea, qui stanno per iniziare i giochi dei bambini. Ecco, sono ufficialmente partiti i giochi dei bambini. In bocca al lupo a tutti. Allora, intanto abbiamo qui una ragazza di Andy Rivieni. Allora, come stanno andando questi giochi? Siete contenti di essere qui? Sì, siamo contenti, è stato bello. Molto bene. Grazie. Vuoi dire qualcosa ai tuoi amici? Voglio dedicare questa giornata a tutti i miei amici, a mia mamma che mi sta guardando e niente. Benissimo, in bocca al lupo, brava. Intanto, scusa, siamo quasi pronti con il tiro alla fune maschile. Ok, ci siamo. 3, 2, 1. Prascorsano. Tengo ancora un attimo la linea per il tiro alla fune femminile. Vedo le ragazze già pronte. I nostri giudici sono già in posizione. Quindi... Ci...
Ci siamo! 3, 2, 1! Intanto farei un grande applauso per i bambini che stanno giocando qui nel campo in diversi giochi. Siete contente di essere qui? Sì. Come ti chiami? Giulia. Bravissima. A cosa parteciperai? Ai giochi. Quale gioco è il tuo preferito? Punto interrogativo. Nascondino. Oh, nascondino. Bravissima. E il tuo? Nascondino. Ok, tutti nascondino. C'è il gioco di nascondino però? Non c'è. vabbè, dai. Sarete brave lo stesso. Rubo un attimo la linea, scusate. Tiro la fune maschile. 3, 2, 1. Vai pure. Ciao. E ancora una volta Prasco Orsano. Mentre nella prima manche femminile segnalo la vittoria di Forno. Intanto di nuovo le ragazze hanno preso posizione, quindi seconda manche, Forno Levone, vediamo chi supera il turno eliminatorio. Ultimi controlli, ci siamo, 3, 2, 1... E Forno si aggiudica anche la seconda manche femminile eliminatoria. Abbiamo a questo punto gli ultimi due scontri. Maschile Rivarolo Canischio, femminile Valperga Rivarolo. Allora, qui mi dicono che oltre al gioco che avete avuto modo di vedere, alla fine c'era anche da rispondere a delle domande. E qua, dov'è? Eccolo qua. Abbiamo un campione nel rispondere alle domande. Sei stato bravissimo, mi hanno detto. Come ti chiami? Roberto. Roby, allora, ma sei stato più bravo a spingere la pallina dentro la buca o rispondere alle domande? Più prendere la pallina e metterla in buca. Ah, però, avete capito, qui abbiamo dei campioni, ragazzi, E poi c'è una sorpresa dove coinvolgeremo anche le mascotte, quindi attenzione perché coinvolgeremo anche voi fra qualche istante. Ricordiamo invece che per i giochi dei bimbi avremo dei gadget e una fantastica merenda, piccola merenda. Allora, per la partenza della staffetta, scusami Federica, per la partenza della staffetta, come dicevamo prima, c'è da spostare delle vetture.
Una Peugeot van targata Firenze-Milano 184 WS, S come Savona. Una Mitsubishi targata GL 386 Bologna W. Una Suzuki Swift targata Genova Catania 947 LY. Una Smart targata FT 352 GY. Una Fiat 500X targata GP 938 BV Bologna Verona. Una, sembrerebbe una tipo targata Empoli Ancona 339 WR. Una Fiat Panda targata Empoli Domodossola 865 ZB. Quindi queste vetture devono essere spostate urgentemente perché sono state parcheggiate alla partenza della staffetta. Intanto io invece chiamerei le ragazze di Rivarolo per il tiro alla fune. Ho visto arrivare i ragazzi, manca ancora la squadra femminile per la sfida contro Valperga, l'ultima sfida di oggi. Scusate, vi interrompo ancora un attimo, mi dicono che per qualunque bambino che volesse ancora partecipare ai giochi è possibile, raggiungeteci qui nel campo. Abbiamo due bimbi nuovi per giocare, come vi chiamate? Sono Gabriele. Io Demis. Gemelli? Siete gemelli? No. Fratelli. Quasi gemelli. Ma chi è il più bravo dei due? Tutte e due. Ah, ok, va bene, va bene. Allora, tirate sulle maniche. Bravissimi. Intanto chiederei ancora alle ragazze di Rivarolo di raggiungere il campo gara per il tiro alla fune. Per la maschile direi che siamo al buono. E un'isquadra là. Tra poco partiremo. Ok, ci siamo per la maschile. 3, 2, 1. Ed è canischio, intanto vedo arrivare le ragazze di Rivarolo per il tiro alla fune femminile. Sono queste le ultime due gare di oggi. Siamo riusciti per fortuna a evitare la pioggia, a tirare su un campo sicuramente umido, sicuramente arato dagli scarponi dei concorrenti, ma per fortuna non sotto la pioggia. Quindi, ecco, mi ricordano tra l'altro che sul tiro alla fune femminile, con l'arrivare, Valperga gioca il jolly. Ok, squadre femminili in posizione. Ci siamo, 3, 2, 1. Ed è Valperga ad avere molto velocemente ragione delle ragazze di Rivarolo. Intanto sul campo maschile le due squadre stanno di nuovo prendendo posizione.
sempre naturalmente sotto l'occhio vigile dei nostri arbitri. Allora, intanto ne approfitto per una comunicazione di servizio importante. Stiamo parlando della staffetta. I disturbatori e i partecipanti della staffetta sono pregati di raggiungere il campo, l'interno del campo di gioco davanti al palco. Per favore, i disturbatori e chi partecipa alla staffetta, per favore, davanti al palco. Così facciamo un briefing e poi si può cominciare anche con la staffetta. Grazie. Okay. Scusa Massimo, partiamo con la maschile. 3, 2, 1. E Canischio vince anche il secondo scontro maschile e quindi supera il primo turno. Abbiamo quello che potrebbe essere l'ultimo o il penultimo scontro, quindi Valperga, Rivarolo, tiro alla fune femminile. E intanto qui Andrea, il puzzle al centro del campo è stato concluso, quindi io farei un grande applauso ai ragazzi dell'Andi Rivieni. Ok, intanto qua le ragazze sono pronte. 3, 2, 1. E Valperga passa al turno battendo Rivarolo. Quindi sono terminati gli scontri del tiro alla fune. Ci rivediamo domani con i tiratori per ovviamente la fase finale. Quindi Massimo, ti lascio la linea e mi taccio. E adesso DJ, alza la musica, finiamo in festa. Fino alle 17:30 e poi merenda per tutti. Molto bene. Allora Federica, ti rubo un istante la linea per richiamare nuovamente i disturbatori e tutti i partecipanti della gara della staffetta davanti al palco, così facciamo il briefing e possiamo iniziare.
Ricordiamo ai disturbatori e ai giocatori che faranno la staffetta di venire sotto al campo per prepararsi alla partenza. Grazie. Allora, Chiara, vieni, venite un istante con me. Amici, vorrei dedicare un grande applauso a chi gestisce le attività dell'Andi Rivieni, questa importante associazione. Sono qui con me. Oltre a Chiara ci sono Laura, Silvia. Fateglielo un bel applauso, perché il loro lavoro volontario è sicuramente di grandissima importanza e ci fa molto molto piacere che tutti gli anni vengano a trovarci con i loro ragazzi qui ai Games. Quindi viva i Games, viva l'Andi Rivieni! Ricordiamo ancora una volta che per la staffetta bisogna trovarsi sotto qui al campo per la partenza. Grazie. Vi aspettiamo allora davanti al palco per la staffetta e i disturbatori, non dimentichiamoli. Tutti disturbatori e squadre che partecipano alla staffetta qui davanti al palco, così facciamo il briefing e poi si può partire. Il primo disturbatore è già qui, il più simpatico è già qui. Dici almeno il nome, fatti riconoscere. Gabriele Terrando. Nome e cognome abbiamo, eh? Non possiamo sbagliare. Gabriele Terrando, che sarà il disturbatore per la squadra di Frassinetto. No, no, che è gemellaggio qua. C'è un gemellaggio, dice che non può essere il disturbatore per Frassinetto. Ah, c'è un gemellaggio. Sì. Mi sono lasciato, mi sono è lasciato. Così. Intanto arriva qualche squadra per partire. Disturbatori e squadre per la staffetta qui sul campo davanti al palco, agli ordini di Alessandro Boldini, che gestirà il briefing prima di cominciare. Quelli che corrono, una gola devo fare. E intanto vogliamo ricordarvi che stasera, confidando nel bel tempo, ci sarà una grande serata musicale con l'ultimo gioco di quest'oggi, che è il karaoke, il gioco del pintone, molto simpatico, ma soprattutto passeremo una serata insieme con la musica. E come abbiamo avuto modo di vivere lo scorso anno, sarà una serata davvero molto speciale, perché i cantanti dei Games sono degli ottimi cantanti. Intanto, scusa Massimo, volevo ringraziare i ragazzi dell'Andi Rivieni che ci hanno regalato il puzzle che hanno completato oggi. Oh, perfetto. Grazie, grazie ragazzi. Grazie ragazzi. Dopo lo esporremo da qualche parte, assolutamente. Assolutamente sì. Ricordiamo a tutti i partecipanti della staffetta di trovarsi qui nel campo, fronte palco, non a Robinson. Grazie. Questo lo do. Come?
Sì, ok. Allora, tutti i disturbatori da una parte e gli atleti dall'altra, così facciamo un piccolo briefing ai disturbatori. I disturbatori delle squadre, tutti qua. Tutti qua, qua, qua. Qua, 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 qua. Due per squadra. Due disturbatori per squadra. Tutti da questa parte. Ricordiamo la partenza fronte palco, grazie. Allora, Pertusio, li avete i disturbatori? Dove sono? Sono qua i disturbatori di Pertusio. Ci sono, ci sono. Ci sono, ci sono. Noi siamo gli atleti. Allora adesso aspettiamo ancora gli altri, poi vi carichiamo e vi portiamo noi direttamente. Eh sì. Allora, anzi, siccome non ci stiamo tutti, perché abbiamo due furgoni a disposizione, vi stiviamo nel furgone. Come nelle navi. La birra dopo. Ok, ecco, falli venire tutti. Facciamo il trasporto disturbatori adesso. Chi è disturbatore? Disturbatori? Disturbatori di Ozegna, perfetto. Chiediamo ai disturbatori di andare al lato destro, di qua, fronte palco, grazie. Disturbatori qua. Spacca coglioni qua. Allora, chi sono già i disturbatori pronti? Allora, 10 persone con me, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, come siamo i nostri dispari? Non mi ricordo più come si fa a contare. Ah, loro sono in 3, no, sono in 2, solo in 2. Allora, voi siete Canischio, Rivara, Valperga, Pertusio e Ozegna, vengano con me. Allora, Ozegna, 1, Ozegna, Allora, altri 4 squadre di disturbatori. 4 squadre di disturbatori, seguono me, sono qua. Sono qua, mi vedete? 4 squadre. 4 squadre di disturbatori qua, grazie. 4 squadre di disturbatori, grazie. 4 squadre.
Salite. Altri disturbatori? Altri disturbatori? Disturbatori con me? Disturbatori qua a Prascorsano, benissimo. Disturbatori? Siete disturbatori voi? No, atleti. Disturbatori? Dai, che ci state qua, dai, qua, sopra, via, vai. Fate un bel giro. Poi, basta qua. Uno, lo sporo. Disturbatori? Ok, il giro dopo. Via, vai. Vai piano, eh. Allora, disturbatori, altri disturbatori? Disturbatori qui con me? Disturbatori? È un disturbatore lei? Si chiama un disturbatore? Disturbatore, grazie. Giancarlo, dov'è Giancarlo? Qui, eccolo qua. Allora, solo un'informazione, su questo gioco, sulla staffetta, giocano il Jolly, Rivarolo e Rivara. Se qualcun altro dovesse giocare il Jolly, ricordiamo che deve essere... Ok, mi dicono, anche Guarnier gioca il Jolly. Ricordiamo che Jolly va giocato prima del gioco e quindi... Quindi, ricapitolando, Rivarolo, Rivara e Guarnier. Disturbatori...
Federico, via, vai Fede. Allora, le 16 donne della staffetta qui con me, le 16 donne della staffetta. Forza, forza. Lato sinistro del palco. Sempre fronte palco. Thank you.
sinistra c'è un'altra strada, lì sotto c'è il cambio. Sì, sì. Okay? E loro arrivano però da lì sotto, okay. Arrivano, passano sulla circonvallazione e vanno alla Craiova. Okay. Okay. Ma c'è ai allora, anche i giovanissimi qua con Gianluca, con Alessandro, i giovanissimi della staffetta, qua così un attimo che facciamo il briefing anche a loro, i giovanissimi, qua, sono qua. Allora, i giovanissimi sono qua. Ok, siete tutti 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 16. Giovanissimo, giusto? Ok, vieni pure. Aspetta. Ok, allora solo lui, non ci servi tu, ok, vieni un po' più vicino, allora ragazzi, i giovanissimi con lui, non perdetelo, andate pure con lui. Giovani.
Allora, i giovani delle squadre qui con me. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I giovani, tutti qua, stacchiamoci un po'. I giovani qua, seguite lui, grazie. I giovani, seguite lui. Allora, voi siete pronti? Quando da tutti, non è che può, però non può fare sempre temporale, bisogna tutti i momenti. Giancarlo, ok. Abbiamo ancora da piazzare il mio verso 60. Abbiamo da piazzare il mio verso 60 davanti al... C'è ancora da piazzare il mio verso 60 e il maschio sul... Dove arriva?
Marco, dov'è? Allora, gli over 60 della staffetta, gli over 60 della staffetta. Ciao, 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 grazie, ciao. Allora, ci siamo tutti. Over 60, over 60. E 70, 60, 80. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 13, ah, ah, okay. 14, che facciamo? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ne manca ancora una. Gli over 60 qui, gli over 60, ci sono tutti? Gli over 60 qui, chi manca? Allora, arriva Roma, arriva Roma, allora Valperga c'è? Sì. Pertusio c'è? Sì. Frassinetto c'è? Frassinetto c'è? Bairo, Bairo c'è? Giancarlo, Giancarlo, just un momento. Valperga c'è? Valperga c'è? Pertusio c'è? Frassinetto c'è? Torre c'è? Rivara c'è? Favria c'è? Cuceglio c'è? Levone c'è? Cornier? Bairo? Forno? Busano? Ozegna? Rivarolo? Canischio? Ok, allora manca solo più Pascosano. Seguite lui. Thank you.
Allora, gli adulti uomo invece, gli adulti uomo, voi giratevi. Massimo, Massimo, Massimo Grosso, ok. Allora, per quanto riguarda la staffetta, vogliamo gli atleti alla partenza, il libero, qua con noi. Il libero alla partenza di tutte le squadre. Fermi un momento. Rivarolo. C'è. Frassinetto. Dov'è? È lì. Ozegna. Cuceglio. Busano. Rivara. Eccolo qua. Eccolo là. Ci siamo. Forno. C'è. Trascorsano. C'è. Torre. Valperga. Bairo, Canischio, Cornier, Levone, Bertusio, Fabria. Ci siamo tutti, molto bene. Volevo chiedere all'organizzazione se... Stai zitto. Stai zitto.
Chiara, per favore, qui. Chiara. Comunicazione di servizio, Chiara Cotellero, se sei in zona vieni alla, davanti al palco. Intanto vi annunciamo che i giochi dei bimbi sono finiti e abbiamo il momento merenda. Più gadget per ogni bambino che ha partecipato. Passa.
Prova. Dai, proviamo. Bene, fra qualche istante prenderà il via la staffetta. Dalle immagini di Obiettivo News abbiamo la linea di partenza, qualche istante il via per quello che è l'ultimo gioco di questo pomeriggio, per poi darvi appuntamento alle ore 21.
sono piloti di qua, no? Perché da quando parte? Via. È partita la staffetta. Intanto abbiamo le immagini del cambio al municipio di Forno e se le immagini non ci ingannano la situazione dei primi tre dovrebbe essere Rivara, Forno, Cuornier. E tutti i concorrenti sono passati dal municipio, abbiamo visto la motoscopa.
Grazia che diceva che vendevano le mattonelle. Sì. Quando anche io mi amico a comprare. Andiamo a comprarla. Siamo verità.
siamo fermati ai primi tre, la pace, ragazzi. Allora, facciamo una cosa. Sono arrivati... Andiamo ai primi tre. Aspetta, manca torre e limone. Dove la poligrafica? Adesso,
Allora, ultimi minuti e tra poco annunceremo la classifica ufficiale della staffetta. Fabria. Acqua, 4, 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
Allora, abbiamo qui la classifica ufficiale della staffetta. Allora, al 16° posto vediamo Bairo. 15° posto per Frassinetto. 14° posto Torre. 13° posizione per Levone. 12° posto Busano. 11° posto Cuceglio. 10° Pertusio. 9° Valperga. 8° posto per Canischio. 7° posto per Rivarolo. 6° posto Ozegna. 5° posto Prascorsano. 4° posto per Fabria e arriviamo al podio. 3° posto per Cuornier. 2° posto Forno, vince Rivara. Allora, con questo ci salutiamo e vi diamo l'appuntamento questa sera al campo alle ore 21. Grazie a tutti.